Buon salvone appassionati di Football Manager, io sono Alessandro, Luculus Game su YouTube e su quella piattaforma vi ho dato di like tutti i giorni, trovate il link in descrizione. Oggi parliamo della prima challenge che ho portato su Football Manager 2021 in live su quella piattaforma viola, ovvero la Arrigo Sacchi Challenge. Questa sfida è caratterizzata da tre paletti. Il primo fa riferimento a un tot di trofei che bisogna vincere entro le prime tre stagioni, che sono poi tra l'altro le tre migliori stagioni di Arrigo Sacchi al Milan, ovvero dall'87-88 prima stagione fino all'89-90 terza stagione. Abbiamo messo da parte la 90-91 perché è una stagione un po' particolare, è un Milan che vince poco, ma soprattutto un Milan che vince cose che si era guadagnato soprattutto nell'anno successivo. È un Milan dove il suo allenatore è un po' troppo stressato, tant'è che poi a febbraio del 91 Arrigo Sacchi formalizzerà questo suo malcontento interno al suo presidente, che poi insomma accetterà il fatto che Arrigo Sacchi non andrà poi a rinnovare il suo contratto e smetterà insomma di allenare il Milan, almeno nella sua prima avventura, perché poi ci sarà una breve parentesi qualche anno più in là. Ad ogni modo, in queste prime tre stagioni cosa bisogna vincere? Bisogna vincere al primo anno il campionato, al secondo anno bisogna vincere la Supercoppa Italiana e la Coppa dei Campioni, poi al terzo anno bisogna vincere Supercoppa Europea, Coppa Campioni, poi bisognerebbe vincere anche la Coppa Intercontinentale, ma qui c'è un problema: la Coppa Intercontinentale non si può vincere perché non esiste più. Si potrebbe provare a vincere il Mondiale per Club, ma il Mondiale per Club è completamente diverso dalla Coppa Intercontinentale. La Coppa Intercontinentale è una coppa che nel tempo ha previsto una sfida secca per le squadre europee o al massimo giocarsi anche una semifinale e una finale. Il Mondiale per Club invece è completamente diverso, ci sono i gironi, poi ci sono i quarti, le semifinali e la finale. Proprio perché è una competizione completamente diversa, abbiamo deciso di non prenderla in considerazione e quindi limitarci semplicemente a vincere un campionato, una Supercoppa Europea, due Coppe dei Campioni e una Supercoppa Italiana. Questo è il primo paletto. Il secondo paletto è ancora più interessante del primo, perché sì, bisogna vincere tutti quei trofei che vi ho elencato in precedenza, ma attenzione, bisogna farlo rispettando quantomeno la filosofia di Arrigo Sacchi. Perché dico filosofia e non proprio il modulo esatto di Arrigo Sacchi? Beh, perché non si può creare, per quanto mi riguarda, su FM21 proprio quella tattica, perché non abbiamo gli strumenti adatti. Non solo non possiamo schierare la squadra in maniera diversa quando si attacca e quando si difende, ma non possiamo neanche gestire il pallone e i giocatori in maniera tale da ricreare le triangolazioni e le catene che si venivano a creare nel centrocampo di Arrigo Sacchi, che partiva sì in linea ma poi si trasformava a rombo durante il corso della gara. Cosa sono le triangolazioni e cosa sono le catene? Quando un giocatore sale, poi saliva un altro, quindi saliva un altro ancora e si creava appunto questa catena verticale, ma allo stesso tempo il portatore di palla poteva avere lo scarico a sinistra o a destra, perché ci stavano appunto due giocatori che si trovavano sempre vicini al portatore di palla. La vicinanza è un concetto importante. Per Arrigo Sacchi i passaggi dovevano essere corti, non dovevano essere lunghi, perché un passaggio corto non poteva essere intercettato con facilità e soprattutto era più difficile da sbagliare. Attenzione, perché non finisce assolutamente qui. Il cuore pulsante del giocatore del Milan è da ricercarsi sicuramente nel centrocampo mobile, un centrocampo che però non rispetta le posizioni in maniera rigida, anche perché Arrigo Sacchi era un estimatore del calcio totale, dove tutti i giocatori devono sapersi muovere senza palla e anche dove i giocatori devono saper gestire il pallone con i piedi, quindi il centrocampo del Milan era anche molto tecnico. Ma parliamo anche del movimento dei giocatori. In partenza magari il centrocampo a 4 del Milan sembra in linea con due ali e due centrocampisti centrali, ma durante il corso della gara il giocatore sulla fascia poteva comportarsi tanto come ala vera e propria, come potremmo definirla su FM, dove il giocatore dribbla, sta largo e poi mette il cross. Alle volte invece durante il corso della gara poteva accentrarsi quasi come se fosse appunto una mezzala, per favorire l'inserimento, la sovrapposizione del terzino, soprattutto a sinistra piuttosto che a destra, visto che quella era la zona di campo in cui si attaccava di più. Alle volte invece l'ala poteva accentrarsi e andare fino dietro ai due attaccanti per chiudere un triangolo offensivo. Capite bene che non è possibile trovare un ruolo che ti permetta di fare tutte e tre queste cose. Potete andarci vicino magari utilizzando il centrocampista laterale, perché lo si può personalizzare su FM in maniera tale che sta largo quando il possesso della palla ce l'ha la vostra squadra, e provare invece ad accentrarsi quando il possesso del pallone magari ce l'ha proprio il centrocampista laterale. Ma parliamo anche dei due centrocampisti centrali del Milan, dove spesso uno sale, l'altro scende, ma non sempre accade questo.
questo. Rijkaard era un giocatore tuttofare, poteva alle volte essere schierato in difesa, alle volte a centrocampo, alle volte si trovava addirittura a fare il rifinitore andando talmente in avanti da stare dietro i due attaccanti. Ma come non parlare di Gullit? Qual è il ruolo di Gullit su FM? Trequartista, punta completa, attaccante di sostegno, COC? Tutte e quattro queste situazioni venivano durante il corso della gara gestite da Gullit, giocatore totale, giocatore forte tecnicamente, giocatore forte anche fisicamente. Lo trovavate magari a colpire di testa dentro l'area piccola, altre volte lo trovavate addirittura sulla tre quarti a far gestire il pallone al Milan, a creare le ripartenze per il Milan. Il terzo ed ultimo paletto di questa challenge me lo sono autoimposto ed è stato il mio più grave errore. Maledico ancora il momento in cui mi è venuta questa malsana idea di voler schierare per forza un 11 titolare con 3 olandesi e 8 italiani. Perché? Perché non ci sono 3 olandesi fortissimi come ci stavano all'epoca. Dove li trovo io i Gullit, i Van Basten e i Rijkaard che ci stavano una volta? Dove la trovo io la difesa italiana gargantuesca che aveva il Milan? Anche perché non è che posso rivoluzionare completamente il Milan di base già al primo anno. È davvero difficile riuscire a rispettare tutti e questi 3 paletti. Vediamo se sono riuscito a portare a termine in maniera fruttuosa o meno questa challenge. Partiamo quindi con il primo anno di questa challenge. Vediamo cosa ho combinato con il Milan nella stagione 2020-2021. Nella nostra prima stagione al Milan abbiamo la possibilità di giocarci l'Europa League, competizione che non dobbiamo mica vincere per forza per rispettare i paletti della challenge, ma curiosamente ciò accade anche in realtà nella prima stagione di Arrigo Sacchi, dove il Milan è impegnato in Coppa UEFA. Da quella competizione però Arrigo Sacchi uscirà subito, ciò causerà le ire dei tifosi milanisti che richiederanno a gran voce l'esonero del profeta di Fusignano per far ritornare Fabio Capello. Ma i giocatori stessi del Milan mal digeriscono all'inizio gli allenamenti pesanti di Arrigo Sacchi, ma a quel punto interviene con gran voce il presidente Berlusconi che dice: ragazzi, l'allenatore rimane, voi invece non so. Da quel momento in poi i giocatori si impegneranno di più e chiaramente arriveranno a vincere tutto quello di cui abbiamo già parlato. La nostra stagione inizia in maniera un po' burrascosa, non tanto per i risultati che come vedete sono estremamente positivi, ma giochiamo davvero troppe partite una dopo l'altra e questo chiaramente poi causerà un blackout a un certo punto. Ad ogni modo riusciamo a qualificarci alla partecipazione di questa Europa League battendo Göteborg e quest'altra squadra di cui mi rifiuto chiaramente di nominare, che sicuramente sbaglierei. Facciamo anche il girone A di Europa League, dove ci sono Djurgården, Young Boys e Krasnodar. Tutte vittorie nelle prime 5 partite, poi c'è il crollo nella sesta. Però c'è da dire che io questa partita non la gioco, questa con lo Young Boys di ritorno. Perché? Perché ero già qualificato come primo nel girone, quindi non era assolutamente necessario andarsi a giocare questa partita. Non l'avessi mai fatto, è partito un ciclo negativo di sconfitte e pareggi che mi hanno fatto anche temere addirittura il posto. Perché? Andiamo a perdere con Young Boys e Crotone, poi ci riprendiamo sì con l'Atalanta, ma perdiamo con l'Udinese, pareggiamo con Napoli, poi vinciamo col Verona, un'altra volta la sconfitta con la Roma, quindi ci sarà una serie di pareggi anche in campionato con Inter, Benevento e Parma. Meno male che perlomeno nelle coppe riusciamo comunque a cavarcela in questo brutto periodo, perché ci qualifichiamo addirittura per la finale di Coppa Italia dopo aver battuto Napoli ai quarti e Torino in semifinale. Siamo stati obiettivamente fortunati in semifinale ad aver beccato proprio il Torino e non una squadra più forte, perché in questo periodo no, forse avremmo sicuramente perso. Ad ogni modo prosegue anche il nostro percorso in Europa, siamo fortunati anche nella scelta dell'avversario, il Molde è sicuramente poca cosa e poca cosa anche il Lugodorez, poi però purtroppo arrivano i quarti e nei quarti becchiamo niente poco di meno che l'Arsenal, un Arsenal che ci fa stelle strisce, ma in realtà con la vittoria dell'andata per 1-0 e con il risultato fino all'89esimo noi eravamo qualificati in semifinale. Purtroppo però la Gazette, mio eterno rivale, ha fatto purtroppo il gol al 90esimo che ci ha buttato fuori, altrimenti per la regola dei gol in trasferta sul 3-2 per l'Arsenal saremmo passati noi. Ma è una Europa League veramente strana quella di quest'anno, perché ci sono un sacco di squadre che in realtà di solito disputano più la Coppa dei Campioni, c'era persino il Barcellona e il Tottenham. Siamo stati un pelino sfortunati.
Gustiamoci quindi questa finale di Coppa Italia che non dovevamo per forza vincere per la challenge, ma che vede un protagonista assoluto in questa serata, ovvero Hakan Çalhanoğlu. Dal dischetto al 41esimo beffa così il portiere, poi ci sarà anche il raddoppio di questo Milan stellare con Çalhanoğlu ancora protagonista, va fino in fondo, prova il passaggio per Leao che la gira quindi a Badu, salta facilmente Romero con un pizzico di fortuna, scavetto, gol pazzesco. Alla fine riusciamo a vincere questo campionato anche con estrema facilità, con diverse giornate d'anticipo, questo perché nelle ultime giornate ci diamo sotto veramente tanto e alla fine vinciamo con 81 punti, che non sono tantissimi se ci pensate, ma in realtà tutte le squadre hanno fatto veramente poco. La seconda in classifica con 67 punti è veramente qualcosa che difficilmente si riesce a rivedere nelle carriere. Anche la Juventus ha completamente steccato, la Juventus alle volte parte veramente fortissima e non la puoi veramente prendere, supera addirittura i 90 punti. Questa volta veramente non era il suo anno, evidentemente. Scenderanno Genoa, Benevento e Spezia, mentre in Champions, pensate un po', ci finisce il Sassuolo. Per quanto riguarda la prima stagione, abbiamo rispettato il paletto primo che riguardava la vittoria del campionato, ma ci stava anche un terzo paletto che ci chiedeva di creare un Milan fatto di tre olandesi in quelle stesse tre posizioni, quindi Gullit, Van Basten in attacco e Rijkaard a centrocampo. Sta di fatto però che Rijkaard a centrocampo arriva solamente nel secondo anno di gestione del Milan, non nel primo, quindi io ho tutto il primo anno di prova più il mercato che ci porta al secondo anno. Dal secondo anno in poi io però dovrò avere per forza nel mio 11 titolari 8 italiani e 3 olandesi. Compro già nel primo anno però i due olandesi, perché Gullit e Van Basten arrivano nel primo anno di gestione del Milan. Compro Boadu e Depay, anche perché non è che avessi chissà che scelta. Purtroppo Boadu però me lo fanno strapagare. Voi sapete che i giocatori giovani hanno un potenziale variabile su FM. In un save magari beccate il Boadu fortissimo, in un altro magari il Boadu non proprio eccezionale. Io penso di aver beccato proprio il Boadu non eccezionale. Il range è molto variabile di Boadu. Potete tanto trovarlo con un potenziale di 150, tanto con un potenziale di 170. Io penso che questo sia quello scarso, perché nella prima stagione non combina granché, ma soprattutto non cresce granché. Vi faccio anche vedere cosa ha combinato. Ha giocato in campionato 27 volte da titolare e ha fatto solo 14 gol e lui era la punta più avanzata. In questo primo anno spendo davvero tanto, ma avevo in mente di riuscire a cedere già nella prima stagione i giocatori che non mi servivano, come Theo Hernandez come terzino sinistro, Bennacer e anche Kessié, proprio perché non erano italiani e in quelle tre posizioni mi servivano tre italiani. Però io pensavo di riuscire a venderli subito ed è per questo che avevo anche acquistato Locatelli, per fare appunto un centrocampo tutto italiano nella prima stagione con Tonali. Purtroppo, come vedete, però nelle cessioni non ci sono le cessioni di Bennacer, Kessié e Theo Hernandez, quindi alla fine mi fermo qui e devo per forza attendere la seconda stagione per riuscire ad avere il gruzzoletto necessario non solo per recuperare sti 100 milioni che vanno comunque pagati, ma anche per riuscire finalmente a comprare dei giocatori anche a centrocampo italiani, perché nel primo anno giocherò con Rebic e Çalhanoğlu titolari. Questo è il modulo che ho utilizzato di più durante il corso di questa prima stagione, anche se l'ho modificato durante il corso dei vari mesi. Come vedete, insomma, c'è scritto V3 proprio perché appunto l'ho modificato tre volte. Ho mantenuto sempre però quelli che erano i principi tattici del Vate di Fusignano: difesa alta, fuori gioco, passaggi assolutamente corti e un ritmo chiaramente abbastanza elevato. Ho cercato di rispettare quanto possibile sempre la difesa in linea, in questo caso abbiamo un terzino fortificante a sinistra, perché a sinistra spingeva di più il Milan, e un difensore che è in posta per emulare insomma il fatto che Baresi si spingeva un po' più in avanti rispetto al suo compagno di reparto. Centrocampista laterale d'attacco a sinistra per stare largo e avanzare, in questo caso invece ho puntato più al regista arretrato per cercare un po' di emulare il fatto che alle volte uno di due laterali insomma si spostava anche di più a centrocampo e magari passava anche la palla ai compagni piuttosto che andare fino in fondo e saltare l'uomo. Centravanti d'attacco per Boadu, ho provato anche con l'uomo d'aria, ma sinceramente era un giocatore veramente molto statico che allungava semplicemente la squadra e non mi piaceva. Ho messo il PCO in attacco per emulare un po' Ruud Gullit, perché ovviamente Gullit non faceva semplicemente da raccordo tra i reparti, ma le volte si comportava come attaccante vero e proprio. Questa è la formazione di base di questo Milan in versione anno 1. Andiamo a vedere cosa combiniamo nella seconda stagione con il Milan. Questo è il calendario della seconda stagione della Sacchi Challenge, dove dobbiamo vincere per forza, vi ricordo, in questa season
Coppa dei Campioni e Supercoppa Italiana, altrimenti la challenge è persa. E tutto sommato tutto inizia molto bene con un 3-0 in campionato all'Udinese, bissato poi fuori casa con la Roma. Le prime partite sono tutte clean sheet, ma purtroppo la prima partita di Champions è uno 0-0. Eppure io, quando avevo visto questo girone, mi ero chiaramente sfregato le mani, perché Shakhtar e Strasburgo non erano certo avversari ostici. Certo c'era il Benfica, ma al massimo pensavo sarei passato come secondo. E invece, dopo il pareggio della prima giornata, la vittoria della seconda, c'è il pareggio alla terza e addirittura la sconfitta alla quarta. La quinta giornata del girone di Champions, riusciamo a vincere contro lo Shakhtar per 1-0, ma non siamo ancora qualificati né come primi né come secondi. Possiamo tranquillamente finire primi, secondi o terzi, ma se finiamo terzi non andiamo in Europa League, perdiamo la challenge. Vediamo il girone di Champions. Grazie alla vittoria finale di 2-0 del Milan sullo Strasburgo e alla vittoria del Benfica sullo Shakhtar, che era assolutamente andata fortissimo in precedenza, riusciamo ad arrivare non solo a qualificarci per il turno successivo, ma addirittura a qualificarci come primi. Vi ricordo che questa è una challenge condotta interamente in live su quella piattaforma viola, quindi tutto era sotto chiaramente gli occhi degli spettatori. Qui abbiamo rischiato veramente tantissimo. Quindi anche in questa seconda stagione abbiamo avuto il nostro periodo no, che stranamente è arrivato anche in questa seconda stagione nella parte iniziale e non nella parte finale. Di solito capita intorno a febbraio, intorno a marzo, noi invece lo prendiamo sempre all'inizio. Ci ha fatto quasi uscire fuori dalla Coppa dei Campioni, però dopo la doppia sconfitta di Benfica e Sassuolo il Milan si riprende e fa un sacco di risultati utili consecutivi, un sacco di vittorie di fila. Poi però l'unica sconfitta in mezzo a questo verde, dove ci sono 19 partite, è contro la Sampdoria. Usciamo fuori dalla Coppa Italia subitissimo, già al primo turno. Meno male che perlomeno vinciamo la Supercoppa Italiana contro l'Atalanta. Stiamo andando molto bene in campionato, ma non interessa la Coppa dei Campioni. Il resto è assolutamente noia. Agli ottavi siamo fortunati perché tutto sommato becchiamo una squadra abbordabile, lo Sporting, che però era comunque una squadra portoghese e visto comunque quello che avevamo fatto con il Benfica poteva andarci anche male, e invece 2-0 l'andata, 2-0 al ritorno, easy. Andiamo quindi a vedere anche i quarti contro il Monaco, anche qua abbastanza semplice, doppio sconto, 3-0 l'andata, 2-1 al ritorno. Andiamo quindi a giocarci poi la semifinale di andata di Champions contro il City, 3-0 in casa. Voi sapete insomma che in questo gioco quando si gioca in casa si è un po' più fortunati, quando invece si va fuori casa può succedere purtroppo il patatrac, ed è quello che purtroppo succede nella semifinale di ritorno, dove a un certo punto il Milan è sotto di 3 gol, ma grazie a questo Giovanni Di Lorenzo al 62esimo noi riusciamo a qualificarci. Se non avessimo fatto questo gol, se avessimo preso altri gol, saremmo sicuramente usciti fuori da questa competizione già alle semifinali, beccando una squadra veramente fortissima come il Manchester City, che insieme al Liverpool sono veramente due avversari osticissimi da affrontare quest'anno su FM21, come lo era anche l'anno scorso. Prima però di andare a vedere questa finale di Coppa dei Campioni, vediamo se sono riuscito a ricostruire appunto l'11 delle meraviglie con 8 italiani e 3 olandesi, che non ci azzecca nulla però con Milan degli immortali di Arrigo Sacchi, perché insomma Depay e Boadu non sono Gullit e Van Basten, e anche se sono riuscito a prendere un olandese che in qualche modo è capace di fare tanto il difensore quanto il centrocampista, sicuramente Koop Meiners, per quanto bravo, non è sicuramente un Rijkaard. Sono riuscito a comprare diversi giocatori italiani per costituire appunto il blocco italiano. Ottimo acquisto quello di Bastoni, 60 milioni più scambio di Salemaker, che tra l'altro era anche cresciuto nel frattempo, Pellegrini strapagato, anche perché poi ho regalato Teo Hernandez alla Juventus per 32 milioni, una cifra veramente ridicola per un giocatore di questa qualità, che potrebbe tranquillamente essere venduto anche al triplo, ma ahimè, alle volte quando metti un giocatore in vendita, anche se è forte, non si avvicina a nessuno. Questo penso che debba essere assolutamente risolto su FM, cioè mi sta anche bene che quando io voglio vendere per forza qualcosa, le squadre lo sanno e mi offrono di meno, per carità, è giustissimo.
però un giocatore di questa qualità, se viene messo sul mercato, io penso che fanno la fila per fare l'asta e comprarlo, non penso che arriva all'ultimo uno e offre la metà del cartellino. Ad ogni modo, anche che sì, è stato difficile da piazzare, pensate che è andato in Cina, quando un giocatore del genere può sicuramente servire a tantissime altre squadre. Questo è molto più forte di Coop Miners e io ho dovuto smantellarlo un posto Milan, cioè io alla fine ho speso più o meno quanto ho acquistato e quanto ho speso in questa seconda stagione, ma in diversi reparti io il Milan l'ho depotenziato rispetto a quello che era la forza della squadra. Rebic sono stato fortunato, l'ho venduto abbastanza bene alla Juventus, ma come vedete comunque non è un brutto giocatore. Çalhanoğlu, buon colpo, però se ci fate caso effettivamente vale comunque tantissimo perché è un gran bel giocatore e nella prima stagione è stato comunque dominante. Ci sono stati anche dei vezzi, diciamo, che potevo evitare, tipo Castrovilli che ha fatto panchina in tutta la stagione o quasi. Poi c'è stato anche Di Lorenzo e Lazzari, mi servivano due ali, uno titolare e uno di riserva, proprio perché insomma sulle fasce il Milan non ha giocatori italiani e quindi ho dovuto rimediare in questo modo. Tonali l'ho riscattato ovviamente da Brescia, Bernardeschi e De Sciglio li ho presi semplicemente perché erano veramente messi lì sul mercato a due spicce, non potevo evitare di prelevarli, soprattutto De Sciglio perché è un giocatore cresciuto nel vivaio del Milan e quindi potevo schierarlo senza problemi quando andavo a fare la registrazione del team. Rugani a costo zero mi sembrava sicuramente utile, anche qui ho sbagliato perché sinceramente non ha quasi mai giocato ed è stato un ingaggio così a vuoto che potevo evitarmi. Andiamo a vedere la tattica di questa stagione. Anche in questa seconda stagione Badu non fa sicuramente il fenomeno, gioca qualche partita in più, ma appena 16 gol sono veramente poca roba. Andiamo a vedere finalmente la tattica. Utilizzavamo quest'anno un 4-4-2, un po' diverso l'anno scorso perché ci stava un'ala invertita a sinistra e un'ala vera e propria a destra. Questo per andare un po' a simulare il fatto che solo uno delle due ali nel corso della gara andava dietro le due punte per creare magari un triangolino e per simulare il fatto che a volte nel Milan di Sacchi era la di sinistra, alle volte l'ala di destra, ho provato anche a utilizzare gli scambi. Vedete insomma come il centrocampista di sinistra si sposta su quello di destra. Questo permette, visto che uno è un'ala invertita e una è un'ala vera e propria, di utilizzare sempre uno stesso giocatore con piede destro, perché l'ala sulla destra deve avere il piede preferito destro e l'ala invertita sul lato di sinistra deve avere il piede destro. Quindi insomma sembrava un'idea carina. Ho fatto anche la stessa cosa con i due centrocampisti centrali per cercare di ricreare il concetto delle catene di cui vi parlavo in precedenza. Quindi se andiamo ancora sul giocatore vediamo come il centrocampista di sinistra si sposta poi con quello di destra, Tonali appunto con Coop Miner. L'ho fatto anche con le punte perché ho visto in qualche video del Milan che alle volte era anche diciamo Gullit ad andare a rete con Van Basten che stava un po' più basso, però insomma tendenzialmente chiaramente era Van Basten quello che attaccava. Devo dire che non ha funzionato male questa sorta di scambio continuo perché metteva un po' in difficoltà obiettivamente le difese avversarie che quando marcavano chiaramente in un certo modo andando addosso sempre e comunque al diretto interessato lasciavano magari dei buchi marcando a uomo e noi potevamo inserirci per metterli in difficoltà. De Sciglio titolare in ritorno qui al Milan sull'auti destra con Pellegrini a sinistra, Romagnoli e Bastoni sono stati i difensori centrali con Tonali, Coop Miners difensori centrali qui chiaramente al centro, Lazzari e Zaniolo, Depay e Boadu gli attaccanti di questo Milan. Vediamo finalmente la finale di Coppa dei Campioni. Questa finale è stata veramente pirotecnica, la apre così il signor Zaniolo che si salta l'uomo, poi entra nell'area di rigore e a giro la butta sul palo opposto del portiere. Il Milan passa in vantaggio, poi salgono in cattedra le rimesse. Lo sappiamo, insomma, sia quelle corte sia quelle lunghe sono un po' particolari. Zaniolo qui di testa va a fare il colpo decisivo che porta poi il Milan a raddoppio. Triplichiamo ancora su rimessa laterale, ancora con un'uscita sbagliata del portiere, stavolta però è Memphis che anticipa Zaniolo, dopodiché riusciamo a fare anche qualche gol ancora a palla a terra con Tonali che va fino in fondo, si mette chiaramente in proprio, in qualche modo la difesa salva solo in un primo momento, arriva Badu e fa il gol del 4-0, ma non è finita perché ancora Badu vuole assolutamente fare la sua doppietta così come l'ha fatta Zaniolo, quindi è Memphis che stavolta proverà a lanciare il signor Badu che si libera completamente della difesa del Real Madrid e fa il gol finale del 5-0 all'84esimo.
per questa terza stagione decide di non comprare neanche un calciatore. Come vedete, questa è la stagione 22-23 per quanto riguarda i trasferimenti. Siamo già al 4 di giugno, la sfida è finita, non sapete se l'abbiamo persa o l'abbiamo vinta, ma non ho comprato nulla. Ho speso troppo nelle prime due stagioni, sono stato anche costretto perché dovevo per forza ricreare un 11 titolare con 8 italiani e 3 olandesi, e nel Milan ci stavano un sacco di stranieri. Purtroppo non sono stato in grado sempre di vendere i giocatori a buon prezzo, quindi per tutte queste cose decido di recuperare con i vari premi i soldi per riprendermi insomma i 100 milioni che avevo comunque investito nella prima stagione. E difatti, se vedete insomma le finanze, abbiamo recuperato quei 100 milioni, perché mi sarei sentito un po' sporco a vincere con un bilancio negativo. Volevo insomma recuperare quei 100 milioni della prima stagione e tutto sommato, come vedete, ci sono assolutamente riuscito. Andiamo a vedere il calendario di questo terzo anno. La stagione 2022-23 è chiaramente condizionata nei calendari dei vari campionati, delle varie manifestazioni sia nazionali che continentali, dalla presenza chiaramente dei mondiali in Qatar. Quindi si gioca subito la Coppa dei Campioni, tra l'altro in un momento molto ristretto, mentre il campionato a un certo punto dovrà un po' stopparsi e riprendersi poi più in là. La prima competizione ufficiale che noi andiamo a giocarci è la Supercoppa Europea. 1-1 passa in vantaggio il Chelsea, pareggia Myron Badu e poi ai rigori siamo fortunati. Io tendenzialmente ai rigori perdo, ma stavolta sono stato fortunato. In campionato si parte bene, ma il campionato non era assolutamente importante. Forse non l'ho fatto vedere, ma ovviamente l'abbiamo vinto anche nella seconda stagione, poi facciamo chiaramente un recap anche dei campionati alla fine. Per quanto riguarda la Champions invece, abbiamo partecipato al girone F insieme a Olympiacos, Dinamo Kiev e Porto. Anche qua sicuramente girone facilissimo, dove però anche qui abbiamo chiaramente faticato, perché dopo le prime due vittorie, pareggio col Porto, pareggio ancora col Porto, quindi sia all'andata che al ritorno, pareggio con l'Olympiacos. E poi se non vincevamo contro la Dinamo Kiev ovviamente non ci qualificavamo. Vediamo quindi il girone, anche stavolta per il rotto della cuffia, sempre all'ultima giornata siamo riusciti a qualificarci in prima posizione. Vi faccio anche notare che poi il Porto alla fine ha pareggiato, non ha vinto, ma ripeto, fino a un certo punto rischiavamo veramente di faticare in maniera veramente assurda. Se non fosse stato per appunto le ultime due partite, sicuramente qui avremmo rischiato magari di passare come secondi. Vediamo cosa è successo dagli ottavi in poi. Innanzitutto ci giochiamo la Coppa Italia con il Napoli, vinciamo 3-1, poi ci giochiamo la Supercoppa Italiana contro la Lazio, vinciamo per 1-0, ma queste non erano competizioni da vincere per forza. Poi abbiamo anche i quarti con la Roma, vinciamo anche questo scontro, vinciamo anche il doppio scontro con la Lazio, 5-0 in semifinale d'andata, 2-2 invece il ritorno, e poi ci sta chiaramente la prima fase di eliminazione diretta d'andata, 3-0 contro il Leverkusen. Al ritorno battiamo 6-1 il Leverkusen e siamo ufficialmente ai quarti di Coppa dei Campioni. Ai quarti becchiamo il Dortmund e vinciamo sia all'andata che al ritorno sempre senza difficoltà. In campionato andiamo veramente sciolti, senza mai un intoppo, e poi però abbiamo anche la finale di Coppa Italia clamorosamente vinta per 7-0, e sottolineo 7-0 contro la Juventus, che non aveva giocatori scarsi in squadra. Dopodiché abbiamo anche la semifinale d'andata e di ritorno con l'Inter per quanto riguarda la Champions League, 7-0 all'Inter in casa, 1-0 fuori casa. Probabilmente dovrebbe essere fatta, ma purtroppo sul nostro percorso nell'ultima Coppa dei Campioni chi becchiamo? Sempre il maledetto City, con però un Milan che passa in vantaggio con la rete di Boadu, che ricorda un po' il gol fatto l'anno precedente subito in verticale. Poi però c'è il pareggio del City con il nostro ex Çalhanoğlu dal dischetto e pareggia. Ma non è finita qui, perché il City addirittura passa in vantaggio al 67esimo con questo calcio d'angolo, 2 gol su palle inattive, siamo sotto 2-1, e qui io sono live ovviamente su quella piattaforma viola e divento cinereo, comincio a preoccuparmi. Mi dico tra me e me, ma vuoi vedere che io perdo la challenge proprio all'ultimo, proprio a un passo, a un secondo dalla vittoria?
mi fermo, comincio a pensare, comincio a fare cambi, un po' come faccio quando faccio l'analisi prepartita con il Benevento, per chi segue insomma la carriera su YouTube. Vado a vedere insomma le caratteristiche dell'avversario, vado a vedere come sono posizionati, dove sono posizionati in campo, cerco di trovare qualche correttivo e alla fine riesco comunque a pareggiare questa partita grazie al Desciglio, proprio lui che va fino in fondo, passa la palla poi a Tonali che la gira a Coop. Coop, l'olandese, la mette a giro e andiamo ai rigori. Vediamo anche la lotteria dei rigori. Il City sbaglia con Çalhanoğlu e questo sicuramente è positivo perché il gol dell'ex un'altra volta mi sarebbe chiaramente dispiaciuto. Segna il primo olandese, vi ricordo, Coop Miner, il primo gol del Milan, sbagliano due rigori di fila, quelli del City, il secondo per noi lo segna Boadu. Il terzo, il City non lo sbaglia, ma attenzione, chi segna il terzo gol per il Milan? Memphis Depay. Tutti e tre gli olandesi che noi abbiamo comprato per questa challenge, per ricreare il Milan degli immortali, hanno fatto gol. È un caso? Io non credo. Siamo riusciti a vincere questa Coppa dei Campioni ai rigori grazie a questi tre olandesi che ci hanno portato a vincere la seconda Coppa dei Campioni di fila e a vincere questa challenge. In quest'ultima stagione abbiamo giocato in maniera completamente diversa. Mi sono ispirato stavolta più alla fase in cui il centrocampo del Milan si trasformava a rombo. È stata sicuramente un'interpretazione del tutto personale, ma ho cercato di ricreare il più possibile il concetto delle triangolazioni, perché altrimenti in quella tattica, sebbene formalmente vicina all'idea di Sacchi per quanto riguarda il posizionamento in campo, non si vedevano mai i triangolini, mentre grazie alla posizione del regista mobile io ho una sorta di molla che va avanti e indietro, porta palla e la può smistare a sinistra per la mezzala, davanti per il regista avanzato o addirittura sul centrodestra sulla mezzala. Quando invece ad avanzare è l'esterno completo, può smistare il pallone alla mezzala o a Coop Miners. Vedete che il triangolo qui si va a creare, la mezzala tende ad allargare, può passare il pallone in verticale per il centravanti o per il regista avanzato che ha l'istruzione chiaramente di avanzare e si crea anche un triangolino sul centrodestra. Chiaramente lo stesso discorso vale anche per il centrosinistra. Anche questa è una soluzione abbastanza particolare perché Depay viene comunque utilizzato in questo caso come trequartista e non più come punta completa, ma come abbiamo detto già in passato, Gullit era un giocatore un po' particolare che sfruttava tanto il fisico, tanto la tecnica, ma era un giocatore estremamente tecnico. La sua posizione mi permette di avere un giocatore che comunque fa più filtro, mi scende di più in certi frangenti, ma è comunque più aggressivo rispetto a una punta completa e mi permette insomma di dare quel tocco di fantasia in più che invece non avevo in precedenza. È un modulo che mi ha dato grandi soddisfazioni in questa stagione, lo sto ancora modificando perché vorrei in realtà portarvelo, ma se non mi convince fino in fondo anche con altre carriere non penso che lo porterò. Però per ora, ripeto, ci sto ancora lavorando. Di base mi piace molto, avete visto insomma i risultati sono stati clamorosi e soprattutto, lo ricordo per l'ennesima volta, sono tutti risultati portati in live su quella piattaforma viola. Vi ricordo che anche oggi dalle 18 saremo live su quella piattaforma viola per fare una challenge molto interessante dove si parte dalla Vanarama e si deve arrivare teoricamente a vincere anche la Premier League, quindi dalla sesta divisione inglese alla Premier League, e abbiamo un numero massimo di stagioni entro cui riuscirci. Questo è il recap finale per quanto riguarda il nostro profilo allenatore, l'Arrigo Sacchi 2.0 di era moderna, dove abbiamo superato chiaramente l'originale enormemente, 3 scudetti di fila, ma in totale appunto 11 trofei per club, anche 3 volte premio allenatore dell'anno per quanto riguarda un titolo di FM. Ma quello che non vi ho fatto vedere chiaramente sono le classifiche del secondo e del terzo anno. Vi ricorderete sicuramente la classifica del primo anno dove abbiamo fatto 81 punti, ma nel secondo anno è successo qualcosa di clamoroso. Abbiamo subito solo 13 gol, abbiamo vinto con ben 15 punti di vantaggio sul secondo. Penso che con questi gol subiti abbiamo superato persino il record di Sacchi, laddove il modo di Sacchi si distingueva anche per la estrema solidità difensiva. Subivano veramente pochi gol anche durante il corso delle stagioni. La terza stagione subiamo 19 gol, siamo comunque la miglior difesa, ma facciamo 105 gol, solo 102 punti, peccato ne bastava uno in più per superare il record di Conte. Ahimè, stavolta non ce l'ho fatta a superare questo ennesimo step.
Questa era la Sacchi Challenge, fatemi sapere cosa ne pensate, lasciate qualche commento, soprattutto se volete magari arricchire il discorso tattico, anche perché vorrei effettivamente ultimare la tattica di Sacchi, ma voglio anche sapere cosa ne pensate voi, magari tra quelli che hanno realmente vissuto quel Milan o comunque lo hanno studiato nel corso degli anni, anche perché ricordiamo è una delle più grandi squadre della storia del calcio ed ha sicuramente segnato sicuramente tutti gli sportivi che amano questo sport. Non mi resta altro da fare che salutarvi, ci vediamo al prossimo video su YouTube o se volete comunque siamo in live ogni giorno anche su quella piattaforma viola, anche oggi dalle 18.